I risvolti della difficile situazione vissuta dai dipendenti comunali a causa del dissesto del comune coinvolge anche i netturbini e anche questa categoria di lavoratori oggi è stata ricevuta dal sindaco per capire non soltanto il futuro ma anche il presente. Se l'azienda fallirà, loro non si vedranno pagati i soldi, se non forse dopo un anno recuperandolo con l'INPS, il TFR, due mensilità. Nel frattempo però vantano tre mensilità di arretrati. Cioè, non è assolutamente tranquillizzante questo, anzi è molto inquietante. Siamo qui per cercare di ragionare col sindaco e cercare di far intervenire la pubblica amministrazione, in questo senso, in surroga a quello che è dovuto da parte del datore di lavoro. Le proteste, la sospensione del lavoro, gli scioperi hanno risvolti anche per la cittadina, in questo caso col mancato servizio di rimozione dei rifiuti. Chiediamo, dice il sindacato, comprensione. Beh, io voglio, la dico così come la penso e come l'ho vista oggi, attendendo la possibilità di parlare col sindaco. I cittadini si lamentano e si ribellano perché non trovano il dipendente comunale al loro posto. Allora la domanda è: se ti fossi trovato tu in questa situazione, non è una situazione che in questo preciso momento cerca addebiti. Noi non cerchiamo né capi espiatori, né, noi cerchiamo di risolvere i problemi e sono perfettamente, dopo magari, prima risolviamo i problemi. Allora, i cittadini, il messaggio che inviamo è interessatevi della vostra cosa pubblica, perché voi siete cittadini del Comune di Aci Sant'Antonio. Cerchiamo di ricorrere all'aiuto, all'appoggio della Prefettura, delle istituzioni in generale, per risolvere il problema. Poi la storia ci insegna di chi saranno le responsabilità e chi eventualmente ha da pagare, pagherà. Ma intanto risolviamo i problemi, perché la gente è esasperata e quando la gente arriva a esasperarsi non trova più un minimo di tranquillità intellettiva per potersi appoggiare e dire bene, domani probabilmente qualcosa cambierà. Sono veramente demoralizzanti.